Oggi vogliamo risolvere le equazioni differenziali e lo faremo a partire con quelle del primo ordine. Un'equazione differenziale, in realtà, essendo proprio un'equazione, presenta l'uguale, quindi la separazione tra primo e secondo membro, è una forma del tipo scritto, ovvero una funzione in cui sono presenti la x, una y che in realtà è una funzione di x, poi la sua derivata prima, la sua derivata seconda ed eventualmente le successive. Qual è l'incognita di un'equazione differenziale? Beh, l'incognita di un'equazione differenziale è una funzione di x, cioè la y. Altra domanda, di quale ordine può essere un'equazione differenziale? Ma il primo ordine ovviamente è il più basso e l'ordine è determinato dal massimo ordine di derivazione presente nell'equazione differenziale. Come si chiama la soluzione di un'equazione differenziale? Cioè il risultato. Si chiama integrale generale dell'equazione differenziale. E ha la forma f di x più c, dove sappiamo bene che c è la costante arbitraria e additiva che noi scriviamo sempre, perché non sappiamo qual era l'origine della funzione prima di derivarla. In realtà questa non è una funzione, ma è una intera famiglia di funzioni. Se noi volessimo un integrale particolare, cioè una di quelle funzioni, dovremmo essere in grado di determinare la c. E questa viene concessa attraverso delle condizioni dette condizioni iniziali. E se abbiamo le condizioni iniziali, non abbiamo più la c nel risultato, ma avremo soltanto una funzione. Questo problema viene chiamato problema di Cauchy. Quanto detto vale per qualsiasi tipo di equazione differenziale. Cominciamo a risolvere a partire da quelle del primo ordine, che sono le più semplici. Avranno la forma f, x comparirà, y comparirà, y' comparirà nella equazione differenziale. Vediamo subito un esercizio che ci fa capire come dobbiamo agire per risolverle. Y' meno 2x uguale 1. Scriviamo a sinistra la derivata prima, ma nella notazione di Leibniz, che è quella che più ci serve per risolvere questa equazione differenziale. Tanto scrivere y' scrivere dy su dx è esattamente la stessa cosa. Con un po' di algebra possiamo portare a destra il meno 2x, abbiamo 2x più 1 e adesso moltiplichiamo tutto per il denominatore.
non ci resta che integrare il secondo membro. L'integrale è molto facile e ricaviamo la soluzione. Questo è l'integrale generale che è soluzione della nostra equazione differenziale. A questo punto aggiungiamo le condizioni iniziali per determinare la soluzione particolare, ovvero l'integrale particolare della nostra equazione differenziale. Le condizioni iniziali sono segnate dal testo e la funzione nel punto 2 deve valere 5. Vediamo che si sono determinate una serie di parabole, perché si tratta di una parabola, quindi la famiglia da integrale generale a cui corrisponde l'integrale particolare. Bene, un ulteriore esercizio lo possiamo fare con questa nuova equazione differenziale. Quindi abbiamo y', da cui capiamo che si tratta di un'equazione differenziale, meno 4x più cos x. L'esercizio si risolve sempre con il trucco di utilizzare la notazione di Leibniz, quindi lasciare a sinistra la derivata prima, utilizzare 4x più cos x e trasformare questa equazione in un'integrale, quindi dy è uguale all'integrale dy uguale 4x più coseno di x dx, dove praticamente ho preso questa particella e l'ho portata dall'altra parte a moltiplicare la parentesi. Questo ci porta a scrivere l'integrale generale indefinito y uguale integrale di 4x dx più integrale di cos x dx, ovvero abbiamo 2x al quadrato, perché 4 esce dall'integrale e rimane x quadro mezzi, meno sen x più c. Ecco, questo è l'integrale generale di questa equazione differenziale e non ci vengono date le condizioni iniziali, quindi non è un problema che possiamo classificare come il problema di Cauchy. Vediamo adesso un successivo esercizio, che è il seguente: y' uguale 6x per e elevato a x quadro meno 1. Come vediamo, questa è un'equazione differenziale che ha come condizione al contorno f di 0 uguale a 4. Quindi si tratta di un problema di Cauchy. Separiamo le variabili dy uguale 6x per e alla x quadro meno 1 in dx, che possiamo risolvere spezzando l'integrale in due integrali, quindi avremo che y è uguale
all'integrale di 6x per e elevato a x quadro in dx meno l'integrale di dx, ovvero uguale, porto fuori il 6, dentro scrivo un 2x che è proprio la derivata della funzione composta, quindi e elevato a x quadro dx, ma avendo messo un 2 devo dividere per 2, meno, questo è un integrale semplice che abbiamo già la possibilità di risolvere, quindi abbiamo 3 per e elevato a x quadro meno x più c. Questo è l'integrale generale della funzione. Integrale generale. Naturalmente noi vogliamo l'integrale particolare, quindi applichiamo le condizioni di Cauchy. F di 0 deve essere uguale a 4 e sono riportate nel testo. 3 per e elevato a 0 meno 0 più c deve essere uguale a 4, cioè esattamente quello che ci viene assegnato nel testo. 3 per elevato a 0 fa 3 più c uguale a 4, di conseguenza c è uguale a 1. Ecco adesso la possibilità di scrivere la funzione y uguale a f di x particolare, che è data da 3 elevato a x quadro meno x più 1.